Ciao a tutti amici e ben ritrovati su Pokémon Ruby e Omega, sono AndrewLink91 ed eccoci qui. Dunque, su questo percorso 118, mi sembra, non mi ricordo perché non ho mai impostato... Ah sì, 118, ok, no, non avevo impostato il percorso delle mappe, ma è il Navidex che mi dice dove sono i Pokémon, perché mi piace tenerlo così. Vabbè dai, e no, niente, dunque dicevo, i Pokémon, insomma, c'ho Metang al primo posto, Mr. Geeko, Latios al 31... E penso che mi porterò anche Latios alla Lega Pokémon, perché comunque sia mi piace molto. Devo ammetterlo, io non ho mai, ma ripeto, davvero mai usato i Pokémon leggendari per arrivare alla fine del gioco. E forse Moltres è l'ultima volta che ho giocato a rosso. Perché ho trovato, cioè io non sapevo dove era Moltres in rosso, il primo rosso. L'ho trovato lì nella mia vittoria, tranquillo, tranquillo, dico cavolo, me lo catturo. E me lo sono portato alla Lega, ci ho sconfitto Lorelai e un Pokémon di Gary. Poi vabbè, non ci ho più giocato a rosso, devo ammettere. Ma è stato tantissimo tempo fa, davvero davvero tanto. Più o meno 5 anni fa, credo. Forse anche di più. Comunque sia. Allora, dunque, sto qua c'era solo un Pelipper e vabbè, è stata molto facile la vittoria, devo ammetterlo. Poi abbiamo, qui torniamo, ah, qui c'è, questo è un tipaccio, non mi sembra che ci sfidi, infatti. Grazie ai Pelipper, le basi segrete, bbb, bobobo, non mi interessa, grazie. Oh, allora, qui mo c'è un bel po' da fare di sfide. Ci sono un bel po' di sfide da fare. Prima prendiamo questa Pokéball. Un repellente max, wow. Proprio ne avrò un gran bisogno. Tu! Non sai chi sono io, vero? Neppure io ti conosco. Ecco, i grandissimi testi di Pokémon che mi fanno rimpiangere Solatorobo. Vabbè. Che poi Solatorobo ci stavo giocando 3 anni fa, mamma mia. Ragazzi, è un gioco ma prolisso, prolisso, Dio santo, non la smettono mai di parlare. Non mi evitare cozza da Zen, dai, fai il bravo Beauty, fai la brava, non il bravo. Anche se Beautiful può essere anche maschio. Fai il bravo. Ecco. Ora è sicuro che ci siamo capiti. Ok. Sto anche registrando con il microfono. Piuttosto che con il microfono della... Il microfono quello che uso per fare gli altri video. Piuttosto quello della videocamera. Perché diciamo che ho trovato un modo per renderizzare il video più velocemente. Ovvero lo edito prima che sia notte. Ecco, è la verità che non mi va di editarlo, purtroppo non so perché ultimamente non ho molta voglia di editare video e mi metto a farli la sera quando è verso le 9, 9 e mezza. E quindi mi tocca caricarli la mattina seguente per metterli perlomeno per le 2 su YouTube. Ma sto decidendo di cambiare un po' l'orario perché davvero non mi piace affatto metterli alle 2. Preferisco metterli pomeriggio verso le 4, ma le 5 massimo, perché preferisco caricare 2 video al giorno. Perlomeno ora ci sto riuscendo, dato che ho un paio di serie per le mani. Tipo, sto decidendo di finire The Walking Dead. Almeno per questa settimana The Walking Dead va avanti tranquillamente senza problemi. Poi la prossima vedrò che caricare, farò qualche altra serie, non so, forse per DS. Gioco a Pokémon Conquest, non lo so. E dai, questo non era scappallo. Anche perché lo provai Pokémon Conquest per un'ora e non mi piacque affatto. Però dico, boh, vabbè, proviamo a riprenderlo, a rigiocarci, magari mi piace. Non lo so. E poi questo qua, devo ammettere che preferisco anche Pokémon Ranger, mi piace di più già. E non lo so perché, però mi gira così. E probabilmente... Ma come cavolo? Ah, ecco, non riuscivo a capire come stava messo sto tipo. Mamma mia. Perché magari, a parte che io non sono un grande fan dei giochi, non dico strategici, ma quelli a turno. No, aspetta, no, è il contrario, sono fan di quelli a turno ma non a quelli strategici, ecco. Perché sennò, cioè, sarei in contrasto con quello che sto facendo ora in Pokémon. Ovvero, questo è Pokémon, è un gioco a turni. Oltre ad essere un RPG avventura. Perché se è un RPG è normale che sia di avventura. Perché se no non era un RPG. Vabbè. Comunque sia.
se cerco di far quadrare la cosa. Dunque, sono un fan dei giochi a turno, ma non di quelli strategici, ecco. Ah, aspetta, forse qua c'è un altro che devo sfidare. Eccolo. Mamma mia. Noi siamo la compagnia dei Mimi. Siamo Mimi che ti mettiamo in tutto. Sì, che poi non funzionava neanche tanto bene alla fine. Mi ricordo quando giocavo a Zaffiro, anche a Smeraldo, mi ci arrabbiavo un attimo perché dico, ma porca di quella porca, ma se io cerco di inseguirti, quello mi scappava, mi girava intorno, cioè io non riuscivo a chiapparlo. Mamma mia, su, fatti chiappare. Niente, non si faceva prendere. Che ci posso fare io, se non si fa prendere quello? Oh. Poi un'altra cosa, ho stabilizzato il 3DS in modo che non si muova durante la registrazione, così la registrazione è dritta, cioè più o meno è dritta. Ci ho messo lo scotch, ma lo scotch è quello potente, non quello scarto del discount. Aspetta un po', si chiama Napi credo, quindi del discount, bene. No, però è quello adesivo, quello bello tosto, dai. Non è lo scotch quello che si beve, ma è quello bello adesivo grigio, quello bello tosto che non si muove neanche se gli spari. Perché credo che se gli spari si rompe tutto. Ah, battutona! Ridete, bambini, ridete! Chi è questa? Ah, una Pokémon Ranger, no, c'aveva il cappello sugli occhi, non si capiva. Sogna, questo mi ricordo. E non so perché mi ricordi Sonia. Ma è incredibile, di certi personaggi non mi ricordo, di personaggi di Pokémon, ma di altri proprio no. Cioè io qua sto fa tutto quando con Metang proprio pugno scarica, ma esci pugno scarica. Corsata Zen. A parte ora arriviamo al centro meteo. E quindi mi ricarico anche i Pokémon. No, Spargispora, no, ma dai. Avere un Pokémon solo. Sì. No. Allora, no. Così non va affatto bene. C'ho una cura totale. Bene. Anche se non vorrei usarla, mo dico, vabbè, cambio Pokémon, no. Ah, questo, aspetta, questo è la casa dei Pokémon, tutti Wingull. Sì. Aspetta, questa, non mi ricordo se mi dava qualche MT o scendi. O MN. Grattare i tempi, sì, ci andremo più in là poi. Ah, ci fa riposare anche questa. Ma non, boh. Mi pare strano che ci faccia riposare anche lei, dato che mo c'è l'istituto meteo. Beh, vabbè, sì, uno dice sì, però almeno cos'è bloccato? Ah no, niente, ho sbagliato io. Ah, c'ho la bici da cross io qua, quindi posso andarci tranquillamente di là. Bene, così. Ah, Baccamelon, niente, per fare le pokemelle. E poi ho detto che le pokemelle qua le farò off screen a sto, no, volevo, ho detto che non le avrei fatte. Però a sto punto le faccio off screen perché voglio partecipare a una gara e voglio farla proprio in grande stile. Ah, qua c'è la cosa per la base segreta. Il treno che passa in sottofondo è un tocco di classe, solo io posso permettermelo. Niente. Posso anche permettermi i Pokémon selvatici che mi sbucano mentre sono in bici. Ragazzi, voi sta classe non ce l'avrete mai. Perché neanche io ce l'ho, quindi non nessuno l'avrà mai. Che battona. Ridete. No dai, a parte gli scherzi, davvero. Sì, le gare le farò perché ho anche cambiato l'immagine del background sul canale. Ho messo quella che dovrebbe essere Zaffiro o Sapphire, perché io più che altro mi adatto a Pokémon Adventures e non a Pokémon l'anime per i nomi. Anche se poi va a finire che mi sbaglio e dico Vera. Però ragazzi, riconosciamo che l'anime per la terza generazione era caduto davvero in basso. Ma tanto poi, no di poco, eh. Riconosciamo anche questo. Che poi ci vorrei fare un video su tutta la generazione di Pokémon, ma... C'ho un casino di video che voglio realizzare, ma non...
me li devo scrivere perché ho provato a registrarlo ieri, ma è andato malissimo, cioè stava andando anche non proprio male, però poi il fatto è che siccome andavo a braccio e non andavo con un copione scritto, è successo che qualche parola la volevo cambiare, qualche parola ho rifatto tutto quanto un pezzo di 5 minuti, insomma. Alla fine ti tocca a rifare tutto quanto un pezzo, che perché vuoi cambiare qualche parola, vuoi dire qualcosa che non hai detto. Poi a montarlo è una rottura di scatole, perché devi prendere un pezzo, devi staccarlo, devi rimetterlo dietro, davanti. E poi magari c'è un cambio di luce, allora ti dà fastidio. Quindi insomma, ho deciso di prendermi un attimo di tempo per scrivermi il copione, per mettere insieme tutte le idee. E poi dopo, insomma, iniziare a fare il video, perché ci tengo davvero tanto a fare questo video. E... allora ti sto rimbrando ripresa, no. Quindi insomma vorrei fare una cosa fatta piuttosto bene. E no, volevo dire, stavo dicendo che sul background del canale ci ho messo Sapphire, diciamo Vera, dai, tanto per farvi capire a tutti. Per farvi capire a tutti. Vabbè, sì, italiano molto corretto, proprio di da marchigiano. E nonostante io sia un maschio, sì, ci ho messo Vera perché... ok, sì, questo già l'avevo letto, sapevo. Perché è il personaggio che sto usando per la run di Pokémon Rubino Mega, appunto. Quindi insomma mi è sembrato giusto metterci lei. Poi vestita da come per le gare. Per le gare di Pokémon, le gare Pokémon Live. Che sì, ho detto che farò, quindi posto così, insomma. Vediamo di arrivare all'istituto meteo, facciamo un episodio un pochino più lungo degli altri, 40 minuti tipo. Perché poi, insomma, non vedo il motivo di tagliare questo episodio a sto punto. Non penso ce ne sia bisogno. Anche se mi sto schiarendo la voce, perché non lo so, quando registro c'è sempre qualcosa qui alla gola e mi devo schiarire la voce, non so perché. Ah, questa agilità, mi sono sbagliato. No. Sì. Ok. La prossima scelta di guida sarà Vigoroth. Ah, Vigoroth, sapete che vi dico? C'ho un Mr. G col 42. Raccoon ha raccolto uno strumento. Latios lo manderò in campo, ma penso che lo farò lottare alla Liga Pokémon, particolarmente contro Drake. No, Drake, come si chiama? Vabbè, c'è il tipo, quello che c'è il tipo drago, che si chiama Drake in inglese, in italiano non ricordo. Perché mi ricordo i nomi inglesi e non quelli italiani? C'è qualcosa di sbagliato in me? Questo già lo sapevo. Ma perché? Non lo so perché, c'è qualcosa che non va. Ah, poi attacco rapido è una mossa che mi sto con... A parte che ci avrei anche Sceptile che si mega evolve, perché so che la pietra della mega evoluzione si prende al Monte Pira. Mi hanno fatto sapere. Sì, parlo con molta gente che è già finito il gioco, quindi sono informato. Poi un altro paio di cose. Sì, per il canale ho deciso che non carico video la domenica per il momento. Cerco di non caricare la domenica perché me la tengo per registrare. Per registrare ed editare video, piuttosto che caricare un video anche la domenica, così almeno ho un po' di tempo libero per svagarmi un attimino, perché sennò, a parte il pomeriggio quando guardo un po' di televisione, a parte la sera quando guardo un po' di televisione, sto sempre a registrare, ad editare video. Tra l'altro poi il computer si brucia perché è portatile e la ventola gira a fatica. E ce l'ho da 2 anni. Bello, eh? Yeah. Che ho? Ah no, niente, era il bagno. Che bello registrare con il rumore di sottofondo. Ok, questo è fatto. No, qui non c'è niente. Ah, io però vorrei pescare un Feebas per farlo diventare Milotic. Che Milotic, ragazzi, davvero, alla Lega Pokémon Milotic quasi quasi, per il team che c'ho ora, potrebbe anche non servire, ma potrebbe diventare un Pokémon di supporto. Però se lo catturo, lo catturo off screen, perché non posso perdere tempo a farvi vedere il catturo Feebas. Non posso perdere tempo a fare le pokemelle col... anzi, potrei anche perdere tempo a fare le pokemelle con la bacca arancia, che servono ad aumentare... Sono le pokemelle dolci? No, blu. No, dolci, che cavolo sto dicendo. Sono le pokemelle dolci
che servono ad aumentare la bellezza di un Pokémon. E Feebas si evolve in Milotic solo quando la bellezza è al massimo. Proprio perché Milotic è un Pokémon grazioso, insomma, che è sinonimo di bellezza. Quindi, insomma, proprio in modo particolare Milotic serve appunto la bellezza massima per far evolvere da Feebas a Milotic. E credo di essere stato abbastanza chiaro, no? Se non sono stato chiaro, correggetemi. Eh? Oh, Castiano? No, non ho letto il nome davvero. Non ho letto l'ora di sfuggita. Questo a posto. Posso andare avanti. Eccoci qua, arrivati a lì. All'istituto medio. Oh. Dun 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 dun. C'è un letto, meglio riposarsi un po'. Già sapevo cosa avrebbe detto. Troppe volte ho giocato a Zaffiro. Allora, metto Sceptile davanti perché alla fine solo le reclute c'hanno solo Matiena, Pucciena e non hanno anche Golbat e Zubat, quello che è. Ma non hanno i Pokémon di fuoco. E quindi è un po' una fortuna. Poi ora che l'ho detto va a finire. Questo qua mi ricaccia un Camerapt assurdo. Oh, Sceptile. Allora, tu ancora non puoi mega evolverti, Sceptile. Peccato. Vabbè. Vabbè. Fendifoglio è sufficiente ora. Sì, sta a 42, ma un 45 a questo punto. Ah, 43. Sinceramente un 45 già qua ci stava abbastanza bene, per Golbat mi tocca cambiare in Metang, sì. Non posso fare altrimenti. Ok, vai, 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 vai. Yes. Oh, yeah, Cozzata Zen. Cozzata Zen. C'era una volta in Pokémon la mossa capocciata. Bellissima. Skull Bash, mamma mia. E mi ricordo il nome inglese. vabbè. Troppo tempo passato a giocare giochi inglesi e non a quelli italiani. Sì, quando facevo il battling online. Oh, che bei tempi. E perché combattevo con i giochi inglesi? Perché avevo un canale inglese. Mi era venuta sta voglia di fare sto canale inglese, ma 2008 parlo. I primi video erano italiani, i primi 4-5 video. Poi ho fatto 20 video di diamante, di lotte su diamante, era italiano naturalmente perché al tempo ancora non conoscevo le ROM, non avevo neanche un R4. Poi mia zia mi ha regalato questo R4 a Natale, mia zia. Ho scaricato Platino inglese e ho iniziato a registrare tramite emulatore lotte. Naturalmente facevo il team su Platino, sul gioco sul DS, e poi me lo scaricavo il save file su... Dopo aver fatto la lotta scaricavo il save file sull'emulatore e giocavo così tranquillamente. Cioè, registravo più che giocavo. Registravo la lotta. Che poi registravo con Camtasia, che non è neanche tra i migliori alla fine. Ci sta Fraps e Bandicam, che sono di un livello molto superiore, devo ammettere. Camtasia, Dio, si sta riprendendo, ma... Al momento preferisco registrare con Fraps e Bandicam. Poi Bandicam mi dà un po' di fastidio perché devo convertire il video, perché non mi registra, cioè mi registra l'audio, ma quando lo apro in Sony Vegas non... Madonna. Non mi legge l'audio, quindi lo converto con un convertitore video e che mi tocca aggiornarlo una volta ogni 6 mesi, mi sembra. E niente, lo converto in un file HD, lo passo su passo su Vegas e mi legge l'audio. Non so perché mi fa sto lavoro strano. Allora, vediamo un po'. A questo qua faccio Fendifoglio, tanto dovrei mandarlo a K senza problemi. Se ci ha mandato Numel al 28K con Fendifoglio. Che poi non mi aspettavo che una recluta avesse Numel. Mi sa che ce l'aveva pure quella all'istituto oceanografico a Selcepoli. Può essere? Perché non mi ricordo mai. Oh.
Poi magari sto registrando anche con una qualità un po' scura, però risalta molto il colore, devo ammettere. Mi piace. Ok. Allora, te ti faccio... Ma... Vado con fendifoglie, ci provo. Eh sì, lo sai, faccio... meno 400 per, però vabbè, non è che posso stare... Eccola là. Un 200 per che non ha fatto proprio niente. Attacco rapido, quanto gli fa? È un 100 per, però... vabbè, fai un altro fendifoglie e finisce la lotta. Aia! Maledetto paziente. Allora, non... rischio perché... con aerasoio potrebbe... Crad! Ah, niente, brutto colpo. Dio. Sto surando freddo. No, non è vero, non sto surando. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, ma bitch. Oh yeah, yeah, ma bitch. Adesso c'è la lotta con il tenente qua. Anche se... preferirei Rossella. Se capite cosa intendo. Battutona non si è capita, eh. Non è che faccio le battute a doppio senso, intendo proprio quello. Vabbè. Niente, lasciamo perdere che è meglio, va. Ok. Sì, perché poi qua, allora, qua compare di più questo, di questo tipo qua, Ottavia, come cavolo si chiama. Ancora la ragazzina. Se per caso la mia fan... Proprio no, guarda, la... No! 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 Non ti seguo ovunque vai, sei tu che stai sulla mia via. Va bene. Forse se congio per le feste della tua squadra, questa sensazione di sconforto mi darà un po' di tregua. Ok, troppo rumore. Oddio! Oh, il dolore. Il mal di pancia mi prende. Mamma mia. Oddio. 32. Potrei riuscirci con un solo fendifoglia. Me ne è andato KO. Cavolo. Camarap, mi stupisci. In bocca io ti piscio. No, vabbè, non fa rima. Che poi quella, questa qua è una battuta che ho rigirato a modo mio. Dovrebbe essere sputare nell'occhio degli dèi. Però c'è un videogioco, ovvero Duke Nukem Forever, dove il Duke piscia nell'occhio di un nemico che sarebbe quasi una specie di dio. Allora... sì, mo vanno a Montepira, vabbè. Allora ho detto ti piscio in bocca, l'ho rigirata malissimo. E faceva anche un po' schifo in un gioco di Pokémon. Quei mascalzoni. Chissà per quale motivo stanno cercando informazioni sugli sconvolgimenti climatici di migliaia di anni fa. Ma non è il momento di discutere di questo. Prima di tutto ti devo ringraziare. Come segno di riconoscenza non posso prendere Cast Form perché devo cambiare un Pokémon. Ah sì, Groudon, mi dice Groudon, ma... Sì, è che risveglio, l'evoluzione di Groudon, che è un'altra evoluzione. Ok. Non prendo Cast Form perché non mi interessa in questa run. Lo so, vorrei mostrarvi praticamente tutto, però se ve lo dico a parole è uguale. Ho deciso di fare questo episodio più lunghetto, come ho già detto. Adesso arriviamo a Forestopoli. Sbagliato. Arriviamo a Forestopoli, c'è un altro pezzetto di strada da fare. E sinceramente alleno Metang perché mi serve per la lotta in palestra. Anche Latios, sì, dai. Perché poi Alice non è un osso duro, non è un fuscello portato via dal vento. È proprio un osso duro. Ecco di qua, che volevi? Ho una cosa per te.
Bitorzo l'elmo. Ah. Cioè, tu mi hai chiamato solo per darmi Bitorzo l'elmo. Che poi Castform, ragazzi, è un Pokémon, se vogliamo, versatile. Si adatta al clima arido. Ah, si qua per andare sull'acqua, a pescare Fibas. Si adatta a... Ah, il nostro rivale. Bene, una bella sfida facciamo allora ora. Ti dà un aspetto... Cos'è polso? Ti dà un aspetto... Non so bene come dire... Insomma, ti sta proprio bene. Ah, allora quello è il mega bracciale che serve per la mega evoluzione. In pratica, rende più profondo il legame con i Pokémon e ti permette di diventare ancora più forte. Voglio metterti alla prova. Fammi vedere i progressi che hai fatto. Vedrai come siamo diventati forti io e i miei Pokémon. Forza, forza, lottiamo! Dun, 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 dun. Ok, vai Latios. Facciamo il culetto a stelle e strisce. Mega evoluzione. Abbagliante. Oh yeah, yeah. Guardami. Yes. Vai, 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 vai. Con 10 punti salute hai lasciato. Ma sei pazzo? È pazzo Mega Latios. Allora finiamolo con Drago Spirou. Spirou. Oh yeah, yeah. Oh, io non voglio l'ora di vedere Mega Sceptile. Oddio, poi mo che ci penso mi fa una... Stavo a pensare, no? Dico, se voglio completare il Pokédex su Zaffiro, basta che mi scambio Sceptile e faccio fare l'uovo, mi scambio Trico quando nasce, vabbè. Perché c'ho Blaziken di là già. Allora, ma andiamo a cercare un Mudkip sulla GTS, dato perché non voglio ricominciare il gioco e ritrovarmi a rifare tutto quanto, dato che poi ci saranno gli eventi che voglio mostrarvi appunto su Omega Rubino, su Rubino Omega, perché è il gioco che sto facendo ora. Allora dico, andiamo a cercare un Mudkip sulla GTS. C'è uno che mi cerca il più scarto di tutti, no, se passa. Ah vabbè, se cerca... Madonna, aspetta, non riesco a parlare, c'ho singhiozzo. Ok. Se cerca Nosepass, dico, vabbè, facciamo... Mi sbrigo a registrare, perché costa molto più avanti di Zaffiro. Mi sbrigo a registrare, prendo Spaccaroccia e vado a cercare... No, devo prendere la bicicletta, no? Spaccaroccia. Spaccaroccia e la bicicletta. Il tempo di un giorno, trovo Nosepass... E già l'avevano scambiato. Trovo un altro Varmopol. Oddio, Varmopol, livello richiesto 91 o superiore. Ho fatto proprio gula. E che è? Mamma mia. Cioè ragazzi, ma stiamo fuori. Questo non mi vede in questi giochi. Devo chiamarlo io. Una vita passata nell'ombra, un destino d'oscurità. Emergo da tenebre per sfidarti. Addirittura uno per un Mudkip Shiny a livello 1. Arceus, Groudon, Kyogre. Tutti, mamma mia. Addirittura per un Mudkip all'1. Latias. Tutto e di più, ragazzi. Ma che cazzo vi fumate? Ma vi pare che uno vi passa un Arceus, un Kyogre? Un Latios, una Latias, un che ne so, quello che vi pare, per un Mudkip? Ma voi state fuori. Ma dai ragazzi. Oh, riconosco il mio fallimento. Meno male che lo riconosci. Ok. Oh yeah, yeah. Ah no. Andiamo a Forestepoli. Eccoci qua, Forestepoli. Sono arrivato. Oh, adesso qua, prima di andare alla palestra, che è inutile che ci proviamo ad andare, perché c'è qualcosa di invisibile che ci blocca, andremo invece a cercare Rocco, perché Rocco ci dà il Demonscopio.
e noi ci mettiamo il demoscopio. È giusto? Spero di sì. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Eccolo qua. Perché sta qui Rocco? Probabilmente quel Pokémon si trova lungo il percorso 120. Probabilmente. Probabilmente ti seguo. Ok. Ah, sì, l'allenatore è qua. Perché porto con me questo ombrello? Te lo dirò se mi batterai, che ne dici? Non vedo l'ora di batterti come un tappeto indiano. Carlotta, ombrellina. Goldi, goldi, goldi. Hai un goldi? Vediamo un po'. Ma io andrei con la mega evoluzione e poi con Dragospiro. Non voglio sprecare abbagliante che ne ho solo 5. Ma lo provo a catturare Kecleon, perché Kecleon ha una difesa davvero granitica. E è difficilissimo da buttare giù. Seeking, no, continuo a lottare con il mio Latios, Mega Latios. Ok, Dragospiro, dai. Dragospiro è un attacco potente se usato contro un drago e se è abbastanza attacco speciale. E poi può anche paralizzare il nemico. Ma questo cosa usa Furia e fa male. Dragospiro, bitch. Oh yeah. Come ti piace? Come ti piace? Non le piace. Questo ombrello non può respingere l'attacco di un Pokémon, è per quello che te lo portavi allora? Non penso che la luce intensa del sole faccia bene ai miei Pokémon. Li proteggo con un ombrello. Ma tu hai una fottuta Pokéball. Più di una. Ah, qua non ci sono i due che fanno l'intervista, perché non glielo ancora non mi sono fatto intervistare sul percorso di là. Oddio. Che simpaticoni. Ah no, sei Pokémon selvatico, che sto a fare? Sto a fare tempo a combattere con te? È 9? Oh yeah. Io e il mio Pokémon siamo imbattibili, vuoi che te lo dimostriamo? Ma veramente no. Non te l'ha chiesto nessuno. E manda Swablu. Manda Swablu così a caso. Ma Swablu è tipo drago. O ancora non è tipo drago prima di evolversi in Altaria. Vabbè, non mi ricordo, quindi lo vedremo ora. Dai. No, non è tipo drago, è solo volante. Ehi, hai capito il piccoletto? Che grandissimo fudge cake. No, niente, non intendevo quello che ho detto. Una brutta parola. Forse no. Ma chi lo sa? Forse sì, forse no. Oddio, che vita triste che ho. No. Un po'. Ok, qua ci dovrebbe essere Ruocco. Ok, è qui Ruocco. Ciao Elena, da quanto tempo? Come stai? Immagino che Mega Bracciale non abbia segreti per te, vero? Figuriamoci, per te la squadra di sarà un gioco da ragazzi. Sì. Senti, te ne sei accorta? Qui c'è qualcosa di invisibile. Ma con questo strumento puoi trovare anche oggetti non visibili a occhio nudo. Anzi, lascia che ti mostri come funziona, sarà più chiaro di qualsiasi spiegazione. Elena, tu e la tua squadra siete pronti per una lotta? Fuck yeah. Ok, forza Elena. Voglio mostrarti una cosa, provalo. Su di te farò un figurone. I'm so fabulous. Let's capire, bye. Oh yeah, yeah, mi sta benissimo. Oh. Kecleon, oddio. Il Pokémon è spaventato e ti attacca. In quale universo un Pokémon camaleonte è spaventato da un essere umano? Se è spaventato scappa, non attacca. Ok, mega evoluzione per sicurezza è abbagliante.
Non ci... Ah no, se facevo Drago Spiro e non andava KO, diventava tipo Drago. Potevo fargli un'altra volta Drago Spiro e andava KO perché è super efficace. Perché non ci penso mai prima di agire? Io agisco e basta, non penso alle conseguenze. Sei tipo psico. Forza antica. Wow. Wow, non sei un Keglion normale tu. Quindi ti faccio fuori. Non ho capito. Scusatemi ragazzi, cioè, non è un Keglion normale, lo faccio fuori. Lacerazione, chi è? Oh, oh no no, fermi. No. No. Blocca. Sapevo che saresti stata all'altezza. Questo congegno è un demoscopio. È infallibile nello scoprire Pokémon nascosti. Puoi tenerlo, te lo regalo. Tantradam. Ok. Un'ultima cosa. Me la dà lui! Perché mi hanno detto che me la dava al Montepira? Bastardi! Sì, cazzo, sì! Uno mi ha detto che me la dava al Montepira, ma non lui, la vecchietta del Montepira! Infatti la vecchietta già mi deve dare la sfera blu qui. E di là la rossa. La tua borsa si è illuminata per un momento. Ho percepito chiaramente la presenza di una pietra. Che sia meteorite? No, è impossibile. Allora, alla prossima occasione. Che bello! Ma che bello! Ok, vado a curarmi Pokémon e poi la sfido in palestra. Oh! Usiamo il demoscopio. Sembra che qui ci sia qualcosa. Vuoi usare il demoscopio? Sì. Elena si mette il demoscopio. Il cagnolino si è reso invisibile. E ora si scappa. Bene. Poi c'è una Pokéball qua dietro che andiamo subito a recuperare. Pokéball. MN o MT? MT, vabbè. Le MN ci danno i PNG durante il corso del gioco. Oh, una bella palestra fatta di erba. Se sapete cosa intendo. Però Mr. Gigomo c'ha anche la mega evoluzione. Vorrei provarla. Ma sapete che vi dico? Ma io metto prima lui. Voglio provare subito la mega evolution. Non ha segreti per me questo posto. Ti mostrerò l'elegante stile di lotta dei miei Pokémon alati. Le prime 3-4 volte mi ci sono fregato, poi invece ora non so a memoria. È semplicissimo in realtà, davvero semplice, cioè. Neanche io mi rendo conto come faccio a fregarmici. Ok. Non gliel'ho data! Ma porca di quella porca di vacca! Ma cazzo! Merda! Perché mi dimentico le cose base? Le cose basilari! Dio! È l'emozione, di avere la mega pietra di Latios. E di Sceptile, che cacchio sto dicendo? Ragazzi, non so più quello che sto dicendo, sono troppo eccitato. Metal testata, così proprio di prepotenza. Devo starnutire. danni bitch. Pugno scarica mi piace molto di più sulla quarta generazione che sulla sesta. Questa sarebbe la sesta, in teoria. Ma tengo a 43 ragazzi, ci siamo quasi. Maschera in al 31, sì, vabbè. Skarmory cambio, assolutamente. Metto Latios, lo faccio mega evolvere. E gli faccio... Dragospiro perché potrei paralizzarlo. Perché Latios, insomma, ha una buona difesa speciale, devo ammettere. Sì. Quindi vado con Dragospiro che è sì da stab, ovvero... stesso tipo dell'attacco... Da stab. In inglese è molto diverso. Same type attack base. Che sarebbe stesso tipo d'attacco base dell'attacco dello stesso tipo. Insomma, sarebbe che tu usi una mossa che è dello stesso tipo del Pokémon e quindi
ci prendi più, fa più danni. Detto in parole povere. E non è molto efficace. Giusto. Non ci stavo a ripensare. Psico contro metallo. Ma se pieghi cucchiaini. I cucchiaini sono fatti di una lega di ferro e d'acciaio. Che l'acciaio già è poi una lega all'acciaio. Quindi non so un cazzo. Yay. Che bello, resto nella mia ignoranza proprio, guarda. C'è questo tipo. Opla. E mo non mi sbaglio però, eh. Dai. Qua. Septaelite. Sì. Ma vai a cagare, tu il miracolo seme, che ora non mi serve più il miracolo seme. Tu, guardami. Ho imparato quello che so da Alice, battermi non sarà facile. E invece sì, piccoletta. Micaela. Con un nome come quella mi fa pensare alla... Boh, non lo so. Allora, a Swablu. E doppio colpo, che così fa da stab. In inglese è più figo, dai. Bellissimo. Dai. Mamma mia. Oh, yeah. Anche se la coda sembra un albero di Natale con la stella in cima. Oddio. Che figata. Oh, so cosa metterci sull'albero di Natale. La statuetta di Mega Sceptile. Ma non ho soldi per ordinarla. Oddio, che guarda, proprio le matte risate. Ah, ah. Opla. Non c'è bisogno che la nostra capopalestra Alice si scomodi per te, ci penserei a fermarti. No, caro, non ce la farai. Perché ti chiami Tim Burton? No, Tim Campeggiatore. Che poi una volta erano campeggisti. Team campeggista era una volta. Sì, una volta non sapevo neanche quelli del gioco sapevano l'italiano. E vado in doppio colpo perché nonostante sia da stab, non è fa un danno normale sul tipo volante. È questo che mi preme di più, fare un attacco normale. Cioè un attacco che fa danno normale, non molto efficace come Fendifoglia. Anche se Fendifoglia, beh, diciamo che fa il suo porco lavoro qui. Ah, posso usarla su peli per ora, Fendifoglia. Guardalo, quanto è bello Sceptile, Mega Sceptile. È bellissimo. Peli per ho usato perché è tipo volante, acqua. E quindi insomma fa un danno normale. Perché c'è il volante che debolisce l'erba. L'acqua che è super, che prende un danno molto maggiore, prende un danno super efficace dall'erba. E quindi mi sono permesso di usare un attacco super efficace. Cioè un attacco di tipo erba. Insomma, ci siamo capiti. Spero che la lotta contro lui ci sia più veloce di quanto non lo sia affrontare questi babbei. Matteo Babbeo. Doppio colpo. Vi ricordate? Io sono Donato. Quello che c'era il babbuino, Matteo Babbeo, perché era babbuino, poveretto. Era un grandissimo stronzo però nel cartone. Cioè. Oh, come mi piace. Forse sto abusando il doppio colpo. Nah. Forbice X, no, ma dai, per favore. Che imparo Forbice X a un Pokémon tipo erba? Le prese per il culo proprio, le peggio prese per il culo. Aha. Questo era un po'. No, lo sfido. In quanto di allenatore di Pokémon alati è con grande onore che ti sfido in una lotta. Ok. Vabbè. Mi sento carico. E anche Mr. Gigo si sente carico, è appena salito di livello. Quindi senza mega evoluzione Fendifoglia. Tu, pum! Nel culetto, motherfucker.
e fa molto male ora. Non ha fatto niente, fendi foglia. In your face, motherfucker. In my face, allora. Ma perché fai protezione? Perché fai protezione quando sto super carico su di giri? Super cali fragilistiche spiralidose, dai! Dai! Ok. Ah! Para para pa para pa pa. Ok, ora posso andare a sfidare. Ah no, devo fare quell'altro verso, vero? ok, sì. Che poi non devo neanche. Che cosa sto facendo, la capita? Ah, neanche serviva. Sono Alice, la capo palestra di Forestapoli. Ah! Io e i miei Pokémon non la ti solchiamo i cieli come se fossimo una cosa sola. Vinciamo con eleganza anche le lotte più ardue. Deburdo. Ti mostreremo la coreografia di lotta meravigliosa e imbattibile. Oh yeah, yeah. Pam 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 pam. Deburi, mamma mia, ce l'ha buntuto. Ah, Mandisguela, Mandisguela, battutone. No, dai, a parte gli scherzi, Pokémon è un gioco serio. E io sono una persona seria. Doppio colpo, vorrei osare Fendifoglia. Osare, non usare, osare. Ma non mi fido di me stesso. Già. Oh my goodness. Oh yeah. Beh. Sì. Sì. No, Mascherin, non ti imparo niente. Mi sei arrivato da supporto. Pelipper non cambierò per nulla al mondo ora che c'è Pelipper. Pelipper. Prendete i Fendifogli A. Ah, l'ho batto con un colpo. Maledizione, protezione. Odio protezione, attacco subdolo ed ingannevole. Dai, 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 dai. Oh. Oh. Schermari. Schermari, mi tocca cambiare. Mandolatius. Ah. Lo so, non può mega evolversi, ma va bene comunque. Oddio. Singhiozzo ritorno. Ok, dai. Drago Spiro, ci provo. Dovrei essere in grado di mandarlo giù con due colpi solo. Beh, sì, oddio. Ah, brutto colpo. Allora, tre colpi ci vuole. Ah, no, lei fa super pozione. Faccio abbagliante allora, perché abbagliante gli leva poco, dato che è tipo acciaio. E abbagliante è tipo psico. Oddio, dannazione. Arrivai con abbagliante. Lei usa super iper pozione, neanche super iper. E questo ce lo sapevo. Ok. Sì. Ah, la difesa speciale cala, eh? Come ti senti, Skarmory? Paralizzato ti senti? Ti senti paralizzato? Fuck yeah! Fuck yeah! Beh, almeno non mi ha fatto altri danni a Latios. È questo che mi interessava, mica che lo paralizzavo. Mi interessava che non attaccasse Latios. È la verità. Altare cambia Pokémon e mando Mr. Gigo di nuovo, che è mega evoluto. Dannazione. Oh yeah. Facciamolo secco, dai. Doppio colpo, Altare ora è tipo drago. Sentilo che dolore. Mamma mia, sì baby. Sì ma baby. Yes baby. Yes my bye. Oh yeah. Abbiamo sconfitto l'altra bitch. Oh yeah.
Medang a 44, Meteor Pugno. Meteor Pugno ha potenza 90, metal testata 80 ma precisione 100. Non gli imparo Meteor Pugno, no. No. Perché Meteor Pugno ha precisione 90. E sinceramente sto molto bene con metal testata che fa anche flinciare. Sa tentennare. Quello intendevo, no? Vabbè, flinciare in inglese. Riconosco la tua abilità. Ecco, prendi questa medaglia. Molto carino. La sesta medaglia. La medaglia più medaglice. Con la medaglia più tutti i Pokémon fino al livello 70 obbediranno ogni tuo comando. Anche quelli ricevuti tramite scambi. Inoltre potrai usare la mossa a volo fuori dalla lotta. E questo è un omaggio da parte mia. Trespolo. Latios e Trespolo farebbero una combinazione perfetta. I Pokémon che scendono a terra. Ecco, quando scende a terra sarà vulnerabile alle mosse tipo terra, perché è il tipo perde il turno del tipo volante per usare Trespolo. Quindi se tu hai un Pokémon meno veloce di quello che usa Trespolo, beh, sei fortunato, perché così almeno ti attaccano. Cioè se tu hai Pokémon più lento di quello che usa Trespolo, magari è un Pokémon fuoco volante tipo Talonflame, usa Trespolo, fai terremoto e lo metti nel sacco. Comunque sì, abbiamo vinto questa medaglia. L'episodio lo concludo qui, ragazzi, amici, quello che siete, parenti, cugini, nonni, zii. Vi ringrazio per aver seguito. Date un'occhiata alla descrizione per la pagina Facebook e anche quella di Twitter, su cui sono molto più attivo, dove pubblico ogni video che carico. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye. Yeah.